Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato all'applicazione CapCut. Prima di continuare vi invito a iscrivervi al canale e a attivare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Cos'è CapCut? È l'applicazione per il montaggio video completamente gratuita che gira sia su iOS che Android. In questo nuovo tutorial andremo a vedere come effettuare una correzione colore con questa applicazione che mette a disposizione strumenti pur essendo gratuita. Utilizzeremo in primis i filtri che mette a disposizione CapCut, poi agiremo sui parametri luminosità, contrasto, nitidezza eccetera eccetera. Non mi resta che lasciare il tutorial, ci vediamo alla fine per i saluti. Quindi andiamo a vedere come trasformare un nostro video in un video cinematografico, applicando ovviamente effetti e correggendo il colore. Ovviamente questa cosa, come ripeto sempre, soggettiva, non c'è una regola precisa, non c'è un standard per tutti, quindi ognuno ragionerà al modo suo. Oh, ok, è sì, una cosa soggettiva. Andiamo a prendere il primo video. Uh, per far questo, io ho preso uh, tre video. Prendiamo prima questo qui, ok, ok, andiamo a prendere questo qua e andiamo a vedere com'è già bello, ovviamente. Ora, prima di iniziare, uh, andiamo a applicare un filtro. Clicchiamo sopra alla nostra clip e andiamo nella sezione dei filtri, che sono questi qui. CapCat ci dà, ovviamente, la categoria dei filtri. Quindi, se noi dobbiamo andare Abbiamo un paesaggio, in questo caso Natura. Andiamo su Natura, e come vedete vengono ovviamente scelti qui i filtri della natura, quindi possiamo andare a cliccarci sopra e vedere immediatamente okay, l'effetto visivo. Come dicevo scelto quello che a voi va bene, cioè quello che a me va bene in questo momento forse non andrà bene a voi, eh, quindi nel vostro video, quindi è soggettivo, io sceglierò questo qui, ok? A questo punto lo applichiamo, però bisogna andare a fare ora la correzione del colore, quindi la correzione del colore è data dalla regolazione proprio dei parametri, che in CapCut sono molti, ma quelli che ci interessano poi alla fine sono pochi. Innanzitutto sono la luminosità, che in certi casi, eh, come ehm, dico sempre, va alzata e va abbassata. Qua la abbassiamo di due punti, ok? Non abbiamo fatto un granché, ma l'abbiamo abbassata. Il contrasto invece lo alziamo di quanto basta sempre, ok? Ok, lo alziamo di 10, vedete che già cambia la storia. Poi, cosa c'è ancora da fare? Eh, possiamo ovviamente andare ad agire sulla saturazione. Ecco, sappiamo che un, la saturazione è okay, portata tutta verso sinistra, il bianco e nero è portata ovviamente tutto verso destra, il nostro colore si enfatizza. Però, come sappiamo nei film, ovviamente la saturazione è molto bassa. quindi la possiamo abbassare anche qui, direi 10, 15, ovviamente io vado ragazzi, è la mia cosa, eh, quindi, ok, vedete che poi non cambia un granché, ok, abbassando la saturazione, quindi possiamo spingerci, ok, quanto basta, quanto basta. Ora, eh, andiamo avanti a vedere gli altri parametri, ok, l'esposizione la possiamo lasciare lì dov'è, andiamo a vedere eh, diciamo questo parametro che accento ovviamente risalta ovviamente risalta il nostro video andiamo avanti con eh, il parametro evidenza qua anche qui io ve lo dico sempre e eh, a soggettivo anche qua soggettivo io la basterei un pochino ok? La basiamo un pochino, poi andiamo avanti ancora con i parametri che ci possono servire. A questo punto, io direi che ci può servire anche le ombre, qua siamo sempre lì. O abbassiamo, alziamo. Io vi faccio vedere: come vedete, alzate e abbassate. Io abbasserò leggermente le ombre, anzi, no, le accentuerò di 5. Guardate un po' come cambia tutta la storia. La temperatura eh, del colore qui non abbiamo. Ovviamente: ragazzi: non possiamo eh, non abbiamo dei parametri da poter seguire. Cioè abbiamo dei numeri quindi possiamo alzare abbassarla. Io la, la abbasserei leggermente e poi abbiamo come per ultimo, ma non eh, diciamo, non abbiamo finito. Cioè, ognuno può anche andare avanti e eh, andare avanti con gli altri parametri, ma sono questi, direi la tonalità l'ultima cosa che ci interessa e la possiamo abbassare anche questo vedete come tutto prende eh, un altro aspetto ora ok così ma manca ma una cosa fondamentale in questo video ovviamente manca una cosa fondamentale manca le bande <ride> ovviamente quelle che fanno l'effetto cinematografico io ho scaricato eh, delle eh, bande eh, ho scaricato delle bande eh, in png quindi sono praticamente sovrapponibili senza nessuno sforzo. Quindi andiamo a sovrapporre eh, nostro, le nostre bande su questo filmato. Andiamo in sovrapposizione, andiamo più e cerchiamo la foto che abbiamo scaricato. Eccola qua, vedete, è questa qua in PNG. Quindi possiamo andare tranquillamente a estendere la mia immagine per tutto il filmato. E ovviamente ingrandirla perché non è di dimensioni esatte. Andiamo a centrare, ecco qua. Andiamo a vedere che è successo. Ora abbiamo il, il caffè. Non ce ne vorrà. Andiamo a prendere un altro video. Ok, facciamo su un altro video la stessa cosa, molto più velocemente, ovviamente. Prendiamo questo della città o questo della ragazza che mi piace di più. E andiamo a fare la stessa cosa, ok? Applichiamo anche qua, ovviamente, dei filtri. A questo punto, anche qui, vediamo che possiamo scegliere, ok? Eh, dei filtri quello che vogliamo ecco vita okay, la vita questo qua vita io ci metterei questo su vita che sono i primi dovrebbero essere vedete che poi si eh, capcat si posiziona dove eh, i filtri dove ovviamente serve se diamo un'occhiata vedete la vita qua è, 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 ha il, ovviamente delle sottocategorie bisogna vedere se poi a voi vanno bene queste sottocategorie possiamo scegliere questo ma possiamo... ecco eh, guardate un po'. ok, perfetto. Andiamo a fare lo stesso lavoro, ovviamente andando anche qui ad agire sui parametri che abbiamo detto prima, quindi ripetiamo, regoliamo la, 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 la luminosità abbassandola leggermente, ok, leggermente, ma quanto volete, due o tre, alzare il contrasto, vedete? abbassare la saturazione... Poi accentuare il parametro che accentua un po' i dettagli del nostro video, poi andiamo avanti, ancora a regolare l'evidenza, anche qua abbassiamo o alziamo. Io adesso lo faccio un po' a caso, senza seguire dei parametri precisi, le ombre. Anche qui, poi vedete, visual visual visualizzate, ovviamente quello che viene, ok, e vi rendete conto se aumentare i parametri o diminuirli ok non è che c'è una regola vedete no, che non c'è una regola perché è la verità questa non esiste una regola andiamo in più e anche qua andiamo a aumentare la barra anche per questo video ok ragazzi vedete che abbiamo già cambiato l'aspetto ok in, eh, nei nostri filmati poi ovviamente possiamo tagliarli per ridurre ovviamente eh, il nostro filmato guardate qua un po' scatti però vabbè ci sta ok deve elaborare questi sono video a 4K quindi sono molto pesanti ok ragazzi abbiamo capito eh, come eh, a, 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 diciamo applicare una piccola colorazione ok non possiamo fare grandi cose perché non abbiamo i loot però avete visto come possiamo migliorare i nostri filmati Bene cari amici, avete visto cosa si riesce a fare con un'applicazione anche gratuita. Mi rinnovo, il mio invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere ovviamente le notifiche dei video che posterò. Vi invito inoltre a condividere questo video con i vostri amici se ovviamente interessa questo argomento. Io vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto.